Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing Yu-Gi-Oh! Qui sul mio canale. Mi raccomando, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Mi raccomando, attivando la campanella vi arriverà la notifica ogni volta che porterò un nuovissimo video su YouTube. Allora, oggi siamo nell'unboxing di Esplosione alla Oscura. Con questo box, con questa collezione, ritornano gli Ala Nera, un archetipo molto molto interessante. C'è ovviamente come cover il drago Ali Nere, ho già controllato su Card Market e ha una carta, la versione Starlight se non erro, molto molto interessante, ma ci sono carte veramente tanto costose, raga, non immaginavo. Allora, intanto andiamo ad aprire il box e poi lo vediamo insieme. Allora, box da 24 bustine, come c'è scritto anche qui, 9 carte per busta, una foil in ogni busta. Allora, la rarità garantita credo sia la super, però non so se si possono trovare anche le rare normali. Allora, il set completo contiene 50 carte comuni, 26 super rare, infatti le rare non ci sono, quindi la minima garantita è la super rara, 14 ultra e 10 rare segrete. Però qui non parla delle Starlight, forse le Secret hanno poi la versione, oppure non c'è proprio scritto, non lo so. Comunque andiamo subito ad aprire. Eccolo qui, Drago Ali Nere, che se non erro questa dovrebbe essere la sua prima versione, il suo primo artwork in questo modo, non lo so, non ve l'ho detto raga che ancora non sono espertissimo, quindi prendete sempre con le pinze quello che dico, però comunque cerco sempre di informarmi un minimo. Allora, la super rara, minima garantita, è al centro, quindi facciamo il trick a 4, portiamo avanti e iniziamo. Ah, è vero, ci stanno anche le Amazones qui, eh. Arti segrete Amazones. Cavallo cetriolo, questo carino. Cosmo Goti, questo molto bello. Urla Tiara Crimalamenti, c'è una carta, un paio di carte costosissime di quell'archetipo, le stelle, eh. Naturia Camelia, ci stanno anche le Naturia. Battaglia decisiva di Golgonda, ci siamo quasi, Puffino Ridente. E, oh, abbiamo la prima Secret, affascinato, affascinato Secret. Ovviamente non so i prezzi, non posso dirvi né se è costosa né niente, perché stiamo fuori da Yu-Gi-Oh! dai Pokémon e con i prezzi non sono attualmente molto portato. Allora, facciamoci tutta la striscia di sinistra, la pila di sinistra, e poi passiamo a destra. Allora, 1, 2, 3 e 4. Via con il secondo. Salmone Regina Infernale, non male. GT19 Hot Rod Turbo Contaminata, bella macchina da corsa. Catalizzatore Zalamander. Rituale del mondo sotterraneo della premonizione. Maestra della spada d'argento Amazones, questa molto bella. Principessa premonitrice Bibliomusa. Arte ninjitsu delle foglie danzanti. La penultima è un declino spaventartiglio. E questa è, mamma mia, che artwork. Questa ovviamente è una super, dovrebbe essere sì, perché il non sbrilluccica il nome. Wallow, fondatore dei draghi droni. Però è veramente bella. Via, terza bustina. Ragazzuoli, ovviamente questo box, insieme a tutti gli altri box di Yu-Gi-Oh!, Pokémon e quant'altro. Bello questo, presagio dei Goti. Potete trovarli presso i collezionistianonimi.it, lo store con il quale collaboro, e utilizzando il codice sconto GAB5 avete il 5% di sconto su tutto il carrello. Allora, vorrei trovarlo un... vediamo che cosa c'è... un'altra super. Questa è un'altra super. Snopios Ombra dei Goti. Vorrei trovarla una... al di là del prezzo e quant'altro, una Starlight, perché da quello che ho capito gironzolando sul web sono veramente fighe da vedere, e quindi sarebbe carino trovarne una per vederla insieme. Allora, Burrasca Ombra Nera, spero di non confondermi qualora la trovassimo, però in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice perché è uno sbrilluccicamento diverso. Allora, qui abbiamo una Ultra Risveglio Violence, attivazione solitaria. Questa
È la prima ultra. Due super e una ultra. E una secret, ovviamente, al primo pacchetto. Continuiamo. 1, 2, 3, 4 e dietro. Allora, arti segreta Amazoness già trovata. Questi li abbiamo già trovati, vado un po' più veloce. Cavallo cetriolo, puffino ridente, abbiamo già trovato tutto. Capoguerra, ovviamente sono... bello! Il Bestial Lubellion. Questa mi sa che è bella, eh. Me la ricordo nelle liste, questa dovrebbe essere abbastanza carina come carta. E ovviamente è Secret. Però non credo sia la Starlight, perché la Starlight, se ho capito bene, sbrilluccica ovunque. Via. Continuiamo. 1, 2, 3 e 4. Ok. Prossimamente, raga, vi porto anche, appena mi arriva, Benedizione Naturia. È la prima volta che la trovavamo. Maledizione di Aramathir. Molto bello. E vi porto anche le Magnifiche Esperte, eh. L'unboxing delle Magnifiche Esperte. Allora, ultima è... Questa è una semplice, artwork veramente stupendo, però è una semplice super. Furia Goti. Nuovo pacchetto, 1, 2, 3 e 4. Vado un pochino veloce, raga, perché sono 24, altrimenti dura un botto. Poi comunque, ecco, gli artwork si ripetono, bello. Religre Domestico Amazoness. Freki le Zanne Runic, già l'abbiamo trovato per due, mi sembra. Drago Bayerok. Kagero, la Ninja Cannone. E una super. Donner Pugnale Pelliccia Mercenaria. Nuova super. Ancora mi confondo un pochino. Nuovo pacchetto. Via via, veloci, veloci, veloci. Vogliamo trovare una Starlight almeno. Maestra della Frusta d'Oro. Pendulum. Forbici dell'Anima. Urla. Eccolo, queste qui. Ci stanno delle carte veramente Starlight, veramente interessanti. Kashtira Orco. Lupo Silente. Puffino. Arte Ninjitsu e Ultra Cannone Daruma Karma Distruttivo. Ovviamente, da quello che ho capito, essendo che le carte per busta sono 9 e per busta è garantita una super, ma non ce ne sono tante foil come in altri set, le secret, le ultra e quant'altro sono un pochino più interessanti a livello economico. Questo è quello più o meno che ho capito vedendo. Vediamo cosa c'è. Super. Aggregatore mereologico. Perché ho visto alcuni prezzi, sono folli. Cioè, ci stanno alcune carte da 200-230 euro in questo set. Allora, intanto qui c'è il... Vabbè, tanto è comune. C'è al bordo, l'angoletto rovinato, una carta. Burrasca Ombra Nera. Nuovo pacchetto. Catalizzatore Zalamander. Attrezzo Arte Ninjitsu, originale spada di bambù, belle le spade. Principessa Premonitrice, Spirito Chiudo, Yorishiro dell'Acqua, Maestra della Spada. Vediamo un'altra super, Kashtira Shangri-Ira. Penultimo pacchetto della fila di sinistra, stiamo quasi a metà unboxing. Esce bello lungo, 24 pacchetti, pensavo di fare prima, invece siamo quasi a 10 minuti. Preparazione, scontro finale, Cosmo Goti. Allora, questo qui è una sincro, molto bella, ma mi sa che l'artwork già l'ho visto da qualche altra parte. Tesea apparato, declino, vediamo un'altra super. Adesso stanno scarseggiando un po' le ultra e le secret, ovviamente. Non credo, raga, che sia garantita la Starlight, non credo proprio. Perché vedendo i prezzi, credo che siano carte veramente molto molto rare. Allora, Forbici dell'Animo, queste le abbiamo già trovate tutte. Vado un pochino più veloce. Abbiamo un altro Wallo fondatore dei Draghi Droni, doppio addirittura. E abbiamo finito la pila di sinistra. Iniziamo con quella di destra, andiamo sempre alla mano. Comunque i pacchetti Yu-Gi-Oh! Si aprono comodamente anche senza forbici, quindi penso che non li apro più con le forbici. Allora, ragazzuoli, mentre apriamo il primo pacchetto anche della pila di destra, vi ricordo anche che su Stark Grading avete il codice sconto GAB15 per il 15% di sconto su tutto il carrello. Intanto qui una semplice super. Potete gradare sia le carte dei Pokémon, sia le carte Yu-Gi-Oh!, Magic, Panini, un botto di formati. Comunque ci sono tutte le info sul loro sito, trovate tutti i link in descrizione, anche di collezionisti anonimi. Mi raccomando, fateci un salto. E se vi serve gradare ovviamente le carte, ricordatevi il codice sconto, perché il 15% non è affatto male. Allora andiamo a scoprire insieme. Marchiato riconquistato. Altra super.
Speriamo di trovare almeno, non dico la Starlight, ma almeno un altro paio di Secret in questa fila. Allora, 1, 2, 3 e 4, avanti. La grande inversione dei noodle. Preparazioni, alla nera, belle. Catalizzatore, Naturia Camellia, queste le abbiamo già trovate tutte più e più volte. E l'ultima è Principessa, pure questa mi sa che abbiamo trovato prima. Mi sa di sì. Una super che abbiamo già trovato. Trick, 1, 2, 3 e 4. Allora, Pendulum Dragonico. Battito del cuore, questo forse è nuova, non ricordo. Le stelle si allineano, l'abbiamo trovata, questo l'abbiamo trovato. Entrainment inclinato. Battaglia decisiva di Golgunda e Bestia Marcatia. Marchiata, anche questa mi sembra, no, forse non trovata, ma è una semplice super. Via, via, via. Forse siamo a metà dell'altra fila. Ancora non escono le secret, eh. Cosmogoti, attrezzo arte, forbici, rituale, drago, spiritualista, Yorishiro, puffino. Non sbrilluccica niente. Però abbiamo trovato un'ala nera. Ala nera, Chinook, l'esplosione di neve. Però è una semplice super. Però almeno è uscita diversa. Abbiamo trovato un'ala nera. Un'ala nera foil. Ovviamente drago ali nere sarebbe il top. Però mi sa che c'è solo secret drago ali nere. Allora, via, nuovo pacchetto. Cavallo cetriolo, l'abbiamo già trovato 4-5 volte. Questa Verna Silfide in piena fioritura, forse è la prima volta che la troviamo. Lupo Silente Calupo l'abbiamo già trovato. Non sbrilluccica niente, però è una ultra almeno. Appunti arte ninjutsu del mistero. Dai, almeno una secret in 6 pacchetti. Siamo a metà dell'ultima pila. Almeno un'altra secret riusciremo a trovarla. Perché non sono molto esperto con i pull e non so quante se ne possono trovare. Ovviamente penso che come Pokémon funzioni sempre che c'è chi scura e chi no, però non so se c'è un pool di secret minimo garantito. Però lo possiamo scoprire insieme, vediamo. Vortice piuma nera. Niente, carta magia continua. Però una semplice super. Via. Quintultimo, se non erro. Trick e via. Cosmogoti, ormai penso ne abbiamo 18 copie. Girovago psichico, rituale, pendulum dragonico, Tesea, Naturia Camellia anche, sofferenza, spiritualista, vediamo, 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 Bestial Drizzworm, semplice, super. Dai, 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 vogliamo un'altra secret. 2 in 24 buste so poche, a parer mio. 1, 2, 3 e 4. Ancora il cavallo cetriolo. Attrezzo arte ninjutsu, burrasca ombra nera, preparazione, Augusta carina, questa è Augusta Amazones, maestra della spada, queste le abbiamo già trovate tutte più e più volte. Ok, un'altra semplice super, però è molto carina, è una semplice super Verna Silfide della semenza nebulizzata, che sarebbe praticamente mamma papera con due paperotti. Ultime tre ragazzi, ultime tre, chiudiamo anche esplosione ala oscura. Penso che una bella secret ce l'ha data quella bestia, però poi la devo andare a controllare perché, come ripeto, non sono ancora tanto esperto. Girovago, ormai le abbiamo viste tutte. Oh, ala nera, bello, Zonda del Crepuscolo, questa forse è la prima volta che la troviamo. Tesea, Religre. Ok, ultra, Pegaso della maestosità, il Draco Assassino. Questa è la prima volta che la troviamo ed è una ultra. Ci stiamo avvicinando, però non aumentiamo più. Abbiamo già trovato due o tre ultra in questa fila, in questa colonna di pacchetti, però niente secret. E ci rimangono solo due pacchetti, compreso questo. Benedizione. Maledizione. Kashtira Orco. Puffino. Kagero la ninja a cannone. E l'ultima è. Oh! Mamma mia, pensavo che era qualcosa di più interessante. Shamisen Samsara Dolorgatto. Una semplice super. Però almeno è una sincro diversa. Ragazzuoli, ultima. Ricordo che c'è stato qualche unboxing Pokémon in cui all'ultimo pacchetto sbustavamo una bella bombetta. Speriamo
Speriamo che sia così anche per Esplosione alla Oscura. Pronti, ultimo pacchetto. Sega gemella Spaventa Artiglio. Battito del Cuore. Burrasca Ombra Nera. Lupo Silente. Capoguerra Amazones. Ala Nera. Questo adesso l'abbiamo... So che l'abbiamo già trovato. Principessa Premonitrice Bibliomusa. Ricordo anche di questa. E niente. Terrori nella Città Nascosta. Niente, allora abbiamo trovato solo due secret, quelle che ho già sbustato poi all'inizio, nei primi 5 pacchetti le abbiamo trovate. Affascinato e il Bestial Lubellion, che secondo me, come vi ho già detto, non dovrebbe essere affatto male. Ora vado comunque a riguardarmi il tutto. Ragazzuoli, io vi ringrazio veramente se siete arrivati fino a questo punto. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo unboxing Yu-Gi-Oh! Che sarà sicuramente le magnifiche esperte, raga, ve lo porto appena mi arriva. Ciao ragazzi!